torre costruito. La gente da qui, come a Sofia, come un cognato d'Italia, chiede alla politica le cose per i problemi quotidiani. Si è passati dal Papa che praticamente insomma non ha più l'anello d'oro, si è passata poi dalle varie crisi di pregresse, del centro-sinistra, centro-destra, che una volta c'era De Rosa, una volta c'era Tizio, e dicendo, per arrivare su. Io ho avuto modo di parlare con Vicente Napolitano, il quale quando gli ho chiesto sulla questione edificatoria di Arpino, sull'urbanizzazione di una città, della parte di legge per ricostruire, come si dice, mi ha dato le risposte di chi realmente poi conosce la materia. Cosa che purtroppo non appartiene a me. Io purtroppo sono un ignorante, da per ignorare naturalmente come della materia, e quindi ho preso tutto ciò che veniva proposto. Poi, se c'è da fare delle valutazioni, se bisogna confrontarci col fatto che Casoli al 97% sia stata già tutta costruita, e ritorna a dire quello che ho detto qui, che si chiedono i diritti, non la siamo stati in grado di modificare. Adesso su che cosa ci vogliamo fermare? Vogliamo valutare ciò che è stato proposto dal Consiglio Comunale, dalla Giunta, dalle varie commissioni, le cose, per vedere se ci sono interessi personali. Allora facciamo, ci vede la Commissione d'Assaio che non si gioca a dire, beh, per questo motivo noi blocchiamo tutto perché vediamo del torto. Ma io tutto questo non riesco né a vederlo né a sentirlo, ma se sono discorsi di dire, prima c'eri tu, domani c'era l'altro consigliere, io come sono in cerca quando ero ragazzo, poi mi sono accorto che tu non ti ricordo. Io l'unica cosa che so è che io ho fatto una riunione di Giuseppino e quindi mi hanno quasi insomma pressato dicendo che noi viviamo il disagio di vista ecologica che sta diventando come la piramide che ho visto. Perché non si riesce a sapere perché. Mi hanno chiamato per i marciapiedi di 70 dove ci sono anziani e si sa che non possono camminare. Mi hanno chiamato perché il nazionale delle buche è una strada dove ogni giorno succedono decine di incidenti e non si riesce. C'è un centro polivalente che potrebbe nascere con l'ex Snyder e noi vediamo soltanto soldi inseriti nei vari bilanci degli ultimi anni e non si riesce praticamente a sapere che fine dovranno fare questo. Perdonatemi se parlo prevalentemente di Albino, perché purtroppo il mio ragionamento è molto contenuto e guidato, ma se avessi la possibilità di poter fare quello che faccio da Albino, anche Casoli sicuramente non mi direi di sì, però purtroppo sono un comune portato e quindi devo anche limitare. La gente si piazza una cara, mi ha detto lei parla di urbanizzazione e purtroppo non si riesce a capire perché abbiamo problemi anche per una semplice striscia. Allora, davanti a tutte queste questioni quotidiane, ditemi voi che significa parlare di problemi, di oggi c'è un terrorismo che pensa che non della provincia, della regione, non so neanche praticamente chi sia, dove vogliono portare questi discorsi? Siamo in grado di sedersi a tavolini per le commissioni senza guardare sempre l'aspetto negativo della politica e fare le valutazioni e confrontarci una volta per sempre da uomini seri nella politica. Allora, se siamo in grado di fare questo, io penso che i consigli comunali potrebbero durare anche 30 minuti. Invece noi su un argomento stiamo parlando già da 4-5 ore, poi si mette in più del ragionamento, si va a scendere nel personale, si va a finire per tutti che non hanno nulla a che vedere né con la politica e né con l'ordine del giorno. Quindi io personalmente insomma spero che non sono quattro cittadini, perché su una materia come l'urbanistica io non sono in grado di discutere. Ho letto che mi sono consultato con un dirigente e l'ho letto questo per parte, nel senso che non voglio guardare il dirigente come uomo della politica, e tutto lo voglio guardare per quello che è la sua professionalità, la sua professione e il suo modo di misurare le cose. Poi se domani dovesse avere punti che non me ne voglia, la direzione napoletana viene fuori che è l'ultimo e purtroppo è quello che è colpa mia, ma questo vuol dire che lui non è stato, ma non credo quindi ho avuto delle risposte esaustive. Qui mi trovo realmente in difficoltà sull'argomento. Mi auguro che a giorno